È cominciata mercoledì 16 e durerà fino a domenica 20 la terza edizione del Capability Festival, che propone giochi, arte, performance, teatro, scuole, aperitivi e dibattiti sui temi della disabilità. Rilevante è la presenza dei giovani, a cui in primo luogo le attività sono dedicate. Nato da un'idea di Luca Trapanese, il festival ospita al Maschio Angioino e in altri luoghi della città artisti, comunicatori, scrittori, studiosi e influencer nazionali per raccontare la disabilità con linguaggi nuovi e positivi. All'origine c'è un gruppo di persone autistiche e questo gruppo si chiama C'è qualcuno dentro. Adesso abbiamo fatto il catalogo per festeggiare i 10 anni già di attività. Facciamo un laboratorio di pittura collettiva. Ci mettiamo intorno a un tavolo, io sono un po' come un direttore d'orchestra, cioè partiamo di elementi semplici, un cerchio, un tratto, una curva, un punto, che ciascuno poi fa al modo suo. Poi quando vedo che lo spazio comincia a essere pieno di cose, dico stop e decidiamo insieme il colore di sfondo. È cominciato il Capability Festival alla grande in questo posto meraviglioso che è il nostro Maschio Angioino. Tantissimi incontri, oggi abbiamo parlato di sibling e caregiver, parleremo di disabilità positiva attraverso la comunicazione sui social, parleremo di autismo. Lo facciamo con ospiti nazionali, persone, scrittori, influencer, persone che conoscono la disabilità perché la vivono e la raccontano in maniera positiva. Partecipano fra gli altri la creatrice digitale Erika Bosiello, la giornalista Paola Severini Melograni, l'influencer e fotomodello Alessandro Coppola, la danzatrice Red. Sarà presentato il progetto di coabitazione per ragazzi autistici Casa Comune realizzato da Focus. In diversi musei della città si svolgeranno visite guidate sensoriali e tattili per persone con disabilità visiva. È un modo per parlare in maniera positiva della disabilità, per metterla al centro, non da un punto di vista socio-sanitario, ma da un punto di vista culturale. Siamo sempre convinti che la disabilità sia un problema. Sicuramente è faticosa, sicuramente è diversa, ma se affrontata nella maniera giusta può essere una grande opportunità. Noi abbiamo sempre sostenuto, io ci credo profondamente, che Napoli è l'unica città al mondo dove la diversità è un grande valore. Che noi siamo tutti diversi e questa è la testimonianza di come essere diversi ma stando insieme significa essere più forti. E questo è la vera grande spirito che noi stiamo mettendo in campo, è una cosa in cui io credo moltissimo, in cui noi crediamo moltissimo e questo festival ne è la dimostrazione. E anche questo polo nella dimostrazione. Nessuno è uguale all'altro, però quando cantano insieme sono straordinari.